ci ha aggiustato per anni il filo della lama delle sue forbici per renderle scorrevoli e taglienti. Ah, poi, a volte in un panno troverai anche delle candele e un acciarino, legna per il fuoco, cibo e panni spessi e in buona salute. Stava dando l'ultima occhiata alle bestie ricoverate e riordinava con la punta del forcone qualche legno. Ma era rimasta una donna ammaliata, tutti i suoi denti in ordine, sani. Bisogna togliersele di dosso, se no ti succhiano via le idee buone. E anche fantasticare un po'. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale e in un nuovo vlog che per mio estremo piacere è in collaborazione con Audible. Se mi seguite da un po' sapete che gli audiolibri fanno parte della mia quotidianità, fanno parte delle mie giornate. Senza gli audiolibri io non sono capace praticamente di mettermi in moto, li ascolto ogni volta che posso, quando sto pulendo casa, quando mi sto preparando. Sono davvero per me una grande compagnia e sono contentissima che Audible mi dia la possibilità di parlarne e di condividere con voi anche un codice che vi potrebbe tornare molto molto utile per provare il loro servizio. In particolare in questi giorni sto ascoltando L'inventario delle nuvole di Franco Faggiani. Io tendo a iniziare sempre audiolibri di cui possiedo il cartaceo perché altrimenti poi finisco per comprare libri in più oltre a quelli che già possiedo e già devo leggere, e devo dire che Audible in questo mi è di grande aiuto perché il loro catalogo è vastissimo e quindi riesco sempre a trovare qualcosa che ho già in libreria. In particolare questo libro parla di vita in montagna. Il protagonista è un giovane ragazzo che fa il cavier per conto del nonno. Il cavier è una professione per la quale si va alla ricerca di capelli di persone, si tagliano i capelli delle persone, e tutto ciò avviene nel 1915 in Nord Italia, nello specifico in Valmaira. Quando lo ascolto mi immagino proprio queste grandi vallate, questo ritmo anche molto rallentato che è il ritmo della montagna, dove il tempo sembra completamente diverso da quello della civiltà. Io amo questo immaginario, amo questa ambientazione e adoro le storie sviluppate in quei luoghi lì. È il primo libro di Franco Faggiani che leggo, ma ho già letto altri libri simili come quelli di Paolo Cognetti e devo dire che ci sono diversi aspetti in comune. Sicuramente la montagna descritta da Franco Faggiani è una montagna d'altri tempi, anche se devo dire che la montagna di base, avendo questo ritmo molto rallentato, rimane quasi spesso anche ad oggi un luogo d'altri tempi. È un luogo dove il tempo proprio si ferma. Sono al terzo capitolo e mi mancano 5 ore di ascolto su 8, quindi ho letto già gran parte, ho ascoltato già gran parte. Ma vi parlo subito della promo che potrebbe esservi molto utile per provare Audible e capire se fa al caso vostro. Infatti, tramite il link qua sotto potete avere accesso a 2 mesi, 60 giorni di abbonamento gratuito per poi iniziare a pagarlo 9,99 euro. L'offerta è valida fino al 30 novembre, quindi non ci sono tantissimi giorni. Il mio consiglio è quello di scaricare immediatamente l'app, iscrivervi, fare appunto questi 2 mesi di abbonamento gratuito e provare a dare una spulciata al catalogo. Vi consiglio ovviamente di ascoltare L'inventario delle nuvole perché a me sta piacendo molto, ma ci sono tantissimi altri libri che ho già letto proprio, che ho già ascoltato proprio su Audible, nello specifico Città sola di Olivia Lang, che è una nuovissima uscita in audiolibro, bellissimo, un saggio che parla della città e della solitudine. Il titolo è molto esaustivo, l'ho iniziato a ascoltare ma poi l'ho interrotto per andare avanti con L'inventario delle nuvole. Poi una nuovissima uscita è anche La fabbrica delle Tuse, questo libro ambientato a Milano, tratto da una storia vera, parla di una fabbrica di cioccolato. C'è anche Prendila con filosofia di Andrea Colamedici e Mauro Gancitano, che è un libro di crescita personale incredibile ed è bellissimo l'audiolibro perché è letto proprio da loro due, che si alternano nei capitoli, e questo a me piace sempre molto quando è l'autore stesso che legge il suo libro e leggendolo gli dà proprio l'intenzionalità che si era immaginato.
questo molto bello. E in generale una cosa che mi piace moltissimo di Audible è che tantissime novità editoriali escono in contemporanea sia in cartaceo che in audiolibro, e questo a me fa immensamente piacere, perché a me che piace ascoltare gli audiolibri piace restare in costante aggiornamento anche con le nuove uscite. Spero che questo codice vi sia utile e spero che voi capiate anche la felicità con cui io vi comunico questa collaborazione, che è perfettamente in linea con me, con il mio canale, con i miei contenuti, anche perché dopo aver pagato per anni e anni e anni l'abbonamento di tasca mia, sono contenta di potervi essere utile dandovi un codice e anche, insomma, di essere stata notata da una piattaforma che io stessa per prima ho sempre utilizzato. Bene, detto questo, ho uno stendino da svuotare 10 minuti prima di fare una chiamata su Meet, quindi via di audiolibro per quel che posso ascoltare, e cerco di dare un po' una sistemata alla casa. Ottimo, è giunto il momento di fare la mia chiamata, devo solo mettere il computer in carica e poi ci sono. Chiamata fatta, adesso mi prendo una ventina di minuti per rispondere a qualche mail e poi facciamo delle belle cose insieme. In ogni vlog che si rispetti non può mancare il momento in cui sistemo la libreria, in particolare, forse cambio inquadratura, ho questi libri da sistemare che sono quelli che vi ho mostrato nell'ultimo book haul, che da quel momento non ho più avuto modo di riordinare per bene in libreria, e anche qualche pacchetto da aprire che è arrivato proprio in questi due giorni e che spacchetteremo insieme. In più, come potete vedere, c'è questa pila di libri incartati che probabilmente avete visto anche nell'anteprima del video. Di questi vi parlerò più tardi. Il momento in cui sistemo i nuovi libri arrivati è anche sempre un buon momento per fare il punto della situazione e tirare fuori e mettere in questa zona i libri che vorrei leggere nel prossimo periodo, quindi fare una sorta di TBR dei libri che ho ricevuto e che voglio leggere, anche basandomi molto sui commenti che ho ricevuto sotto il book haul e sotto il quale di solito mi indicate di quali libri siete più curiosi di sapere la mia opinione. Quindi in questo caso i due libri che sicuramente vi interessavano di più erano Le streghe di Manning Tree e Il tarlo, quindi li tiro subito fuori e li metto qua. E da qui vado a togliere i libri invece che non riuscirò più a leggere, magari perché avevo in mente di leggerli per fare certi contenuti che poi ho fatto senza menzionare questi libri, o in generale è passato il periodo. Ad esempio per Halloween avevo tirato fuori tutta una serie di libri che penso non riuscirò a leggere, questo sicuramente no. Spostarli non significa che non li leggerò più, ovviamente, ma semplicemente che probabilmente dovranno attendere più tempo, anche se la verità è che poi prendo sempre a caso i libri dalla libreria. Ok, è giunto il momento di spacchettare lo spacchettabile, però prima vi volevo mostrare anche un altro libro che si è aggiunto alla mia pila di libri da leggere, che è Il passeggero di Cormac McCarthy. Questo in particolare l'ha letto già mio padre, infatti l'ho recuperato quando sono tornata in Veneto, non l'ho acquistato, quindi gliel'ho chiesto in prestito, non serve che vi dica che non lo rivedrà mai più. Detto ciò, apriamo le cose che mi sono arrivate in questi giorni. Tra l'altro qui dentro dovrebbe esserci un libro che mi serve anche per un evento a cui devo partecipare proprio domani o dopodomani, non mi ricordo già più. Questo è una nuova uscita di Salani e si intitola The Dark Side, viaggio nella mente criminale. Nello specifico non pensavo che mi sarebbe arrivato, non ho ricevuto nessuna mail, e il sottotitolo è Storie vere di una psicologa forense. Sembra interessante. Se lo conoscete, datemi qualche vostra impressione, qualche vostro parere su questo titolo. Per scorgere tracce di umanità in chi ha commesso crimini bestiali è necessario conoscere gli angoli più oscuri della mente e avere il coraggio di guardarci dentro senza mai dimenticarsi dove si trova la luce. Ok, lei è l'autrice del Regno Unito e ha 25 anni di esperienza sul campo. Questo potrebbe essere un libro molto molto interessante. Proseguo con questo pacchetto che è da parte di... Ok, forse questo è il libro di cui vi stavo parlando, che sto aspettando. Intanto in sottofondo la lavatrice che ho fatto partire questa mattina ha finito. Ok, pacchetto nel pacchetto.
Esatto, questo era il libro che stavo aspettando, che è Vertigine di Frank Tillier. Infatti nei prossimi giorni ci sarà lui, l'autore, a Book City, presenterà proprio questo libro e io sono stata invitata da Fazzi, quindi la mia idea era quella di arrivare preparata. Ora non so se farò in tempo a leggerlo perché l'evento è davvero fra pochissimo. Però magari le prime pagine, ecco, me le leggo questa sera. Bene, interessante, questo è un thriller psicologico, io ho già letto altro di questo autore, mi piace tantissimo il suo modo di raccontare storie, infatti sono convinta che come lo inizio lo finisco, il problema è che sto leggendo davvero tanti libri in questi giorni, quindi devo capire. Questo pacchetto molto leggero non sembra neanche contenere un libro. Infatti non contiene un libro, contiene una busta. Una busta che da così appare subito come qualcosa del saggiatore. C'è scritto molto fragile. Una busta sigillata, io adoro queste cose, adoro le sorprese. E un'ampolla, adesso vi mostro tutto con calma. Qui non c'è più niente. Un'ampolla dentro la quale c'è uno strano, stranissimo liquido rosso. Con scritto agitare prima dell'uso, elisir d'amore. Ingredienti Campari, glitter, commestibili e vegani. Questa sera quando torna Marco a casa gli do questo elisir d'amore. Sì, perché non lo devo mica usare su di me, lo devo usare su chi voglio far innamorare, giusto? Ho rotto il timbro di ceralacca, vediamo cosa c'è scritto qua dentro. Ma che bella questa cosa! È una vera lettera, una vera e propria lettera. Milano, 19 novembre 2023. Mio tesoro, ti lasceranno uscire al calar della notte? Ti attenderò all'angolo di una pista da ballo, tra musica senza tempo, chili di libri e una pozione d'amore tra le mani. Celebreremo insieme un amore grande come l'universo, potente come una danza, fragoroso come una festa, la nostra festa. Vieni, mio tesoro, ti aspetto. Tuo adorato, il saggiatore. Ah, ok, è una festa. Sì, credo di esserci stata anche l'anno scorso alla stessa identica festa. Infatti mi stavo domandando perché non avessi ancora ricevuto l'invito. Ed eccolo qui. Il 19 novembre. Oggi che giorno è? Ok, faccio ancora in tempo ad andare alla festa perché mi è venuto il dubbio che, essendo che ho ricevuto questi pacchetti da un po' di giorni e li avevo lasciati da parte per poterli aprire con voi, allora fosse passata quella data. Invece no, faccio ancora in tempo ad andarci. Meglio così. Ora c'è questo pacchetto che penso di sapere già che cosa contiene, bello grande, perché dovrebbe esserci dentro un cofanetto addirittura da parte di Lorma Editore, questo c'è già scritto nell'etichetta. Comunque c'è poco da fare, ci sono influencer che ricevono chili di vestiti a casa ogni settimana, io ricevo chili di libri. Chiedetemi se sono contenta perché vi risponderò di sì. Era quello che volevo nella vita. Bello, 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 bello. Questo è molto bello. Il cofanetto è pazzesco. Bellissimo. Pazzesco. Sto controllando una cosa qua della mia libreria perché io prima ho messo via della stessa autrice, Culli, figlia di tutti i paesi. E questo è un cofanetto che racchiude 4 romanzi di una grande autrice, 4 indimenticabili protagoniste femminili. Però tra questi 4 non c'è questo. Quindi ok, non mi ritrovo con nessun doppione. Tolgo anche la pellicola. Davvero, davvero molto, molto bello. I libri ve li mostro uno ad uno. Sono Dopo la mezzanotte, Una bambina da non frequentare, Doris, la ragazza misto seta e Gigi, una di noi. E quello che vi avevo già mostrato è questo qua, Culli, figlia di tutti i paesi. Bellissimi. Poi bellissima questa gradazione di rosa, panna. Davvero meravigliosi, una cura davvero pazzesca. Io me li rimetto qua tutti nel mio cofanetto che conserverò, adesso devo capire dove perché non ho più spazio. Sono davvero soddisfatta del mio bottino. Vuoi venire qua? Fare le coccole con la mamma? A fare le coccole con la mamma? A fare le coccole, te. Mentre cucino mi stai appresso? Ho finito di pranzare, mi sono preparata anche il mio tè caldo così me lo posso sorseggiare mentre vi racconto dei vlogmas, perché in questo video vi volevo un po'
raccontare della mia iniziativa per dicembre, in quanto sono molto molto emozionata e volevo darvi anche qualche informazione su come saranno questi vlogmas, che cosa sono questi vlogmas, quali saranno i calendari dell'avvento che apriremo durante i vlogmas insieme. Sono molto molto emozionata, ve lo dico, perché l'anno scorso li ho fatti per la prima volta ed è stato un esperimento dal mio punto di vista riuscito, anche se è molto molto complicato registrare un video al giorno per tutto dicembre, però allo stesso tempo secondo me è molto positivo il feedback che ricevo, perché è un mese in cui possiamo davvero stare per un bel po' insieme e possiamo trasmetterci a vicenda un po' di voglia di fare in un comunque mese buio, perché dicembre è un mese in cui la luce va via sempre molto presto, un mese freddo in cui magari si passa molto meno tempo fuori di casa e quindi si vuole anche cercare compagnia online. E io spero che nei miei video possiate trovarla, questa compagnia. L'idea di Vlogmas è appunto partire dal primo di dicembre con un video al giorno per tutto il mese fino al 24. So già che non usciranno un totale di 24 video, perché per me sarebbe davvero impossibile registrare tutti i giorni. Più che registrare, la parte complessa è quella di montare i video e farveli uscire giorno per giorno. Ecco, quella è la cosa che anche l'anno scorso mi ha reso il tutto più difficile, perché per me significherà svegliarmi la mattina, registrare il video e montarlo entro sera per farvelo avere il giorno dopo per l'ora di pranzo. È una sfida che mi gasa tantissimo, però appunto non credo di riuscire a farlo tutti i giorni. Mi prenderò sicuramente 2 giorni a settimana per prendermi una pausa. E quei giorni noi apriremo i calendari dell'avvento insieme tramite Reel o Short. Ve li pubblicherò anche qua su YouTube. Faccio in modo di farli durare meno di un minuto, così riesco a pubblicarveli anche qua per chi non mi segue su Instagram. Se no, comunque vi aggiornerò nelle storie di Instagram. La cosa bella, e spero che a voi piaccia, insomma, mi piacciono i vlogmas, è che ogni giorno troverete un mio video nuovo, più o meno breve, in cui comunque vi parlerò delle mie letture, ci consiglieremo libri a vicenda, vi parlerò delle mie giornate, della mia quotidianità e, come vi dicevo, apriremo insieme i calendari dell'avvento. Ne approfitto oggi di mostrarvi quali saranno i calendari dell'avvento che apriremo insieme. Qua già vedete una immensa pila di libri, ma è l'ultima cosa che vi voglio mostrare, perché prima vi voglio mostrare gli altri calendari. Tra l'altro, nei commenti voglio sapere se l'anno scorso avete seguito i vlogmas o per voi sarebbe il primo anno che seguite i miei, o in generale se siete soliti guardare questa tipologia di video durante il mese di dicembre. Allora, parto subito con un calendario che mi gasa non poco, perché è quello di Nespresso. Ogni giorno apriremo insieme, e vado intanto a spacchettare il tutto, una cialda di caffè. Infatti le caselline sono numerate dalla 1 alla 24, la 24 tra l'altro è molto grande, e in ognuna di queste ci dovrebbe essere, fino a prova contraria, una cialda che funziona sulla mia macchinetta Nespresso Vertuo, e tutte le cialde hanno gusti differenti, quindi questo calendario sarà un buon modo per provare caffè diversi dal solito. Io solitamente bevo un caffè al giorno, quindi in teoria potrei allinearmi col calendario e bere esattamente la cialda del caffè che troverò. Comunque qua non c'è scritto 1 ma 11, ah, era qua che c'era scritto 1. Oppure insomma le metterò da parte per altri momenti. Dovrebbe esserci un po' di tutto, io sono curiosa di provare gusti diversi dai soliti che bevo. Quindi questo è il primo calendario. L'anno scorso invece uno dei calendari che mi è piaciuto in assoluto di più era quello di Look Fantastic. Look Fantastic è un sito multibrand dove si vendono prodotti di make-up, skincare, hair care, tutte cose che hanno a che fare con il benessere, il corpo, insomma queste cose qui. E l'anno scorso questo calendario mi è piaciuto davvero tantissimo, ci sono un sacco di full size, ci sono un sacco di cose bellissime, e in questo caso le caselline sono sempre dalla 1 alla 24 e sono disposte in questo modo. Io davvero non vedo l'ora di iniziare ad aprirlo insieme a voi e scoprire giorno per giorno che cosa c'è qui dentro. Dovrò trattenermi, non mi sono spoilerata nulla di questi calendari per il momento, che vi devo dire, se non che li scopriremo insieme. Una new entry invece nei calendari dell'avvento è questo qui di Yepoda. Non ho mai provato nulla di questo brand, ho visto che c'era il calendario, mi sembrava un rapporto qualità-prezzo
eccellente per farsi un'idea dei loro prodotti e quindi ho deciso di prenderlo. Appunto, non è una collaborazione né niente, so che questo brand spesso collabora con delle influencer come me. In questo caso me lo sono acquistata con i miei soldi, ogni giorno apriremo una casellina, tra l'altro la 4 è gigante. Cosa potrebbe esserci nella 4? Ma è anche in generale bello largo, quindi anche nelle caselline più piccole qui dentro ci potrebbe essere davvero di tutto. La 24 è questa qui. Va bene, sono molto molto curiosa. Non mi sono neanche in questo caso spoilerata niente, quindi sarà una sorpresa giorno per giorno. Ma decisamente il calendario più interessante in assoluto, sia per me che per voi, che apriremo insieme, è quello composto da 24 libri. Ora, chi ha scelto questi libri? Che libri sono? Per come sono arrivata ad avere questo calendario fatto su misura per me, perché nessun altro lo potrebbe avere uguale. Allora, io avevo questo desiderio di aprire, scartare un libro al giorno per 24 giorni, perché insomma mi sarebbe piaciuta come cosa, mi piace come cosa. Ho chiesto quindi a mio padre di raggruppare i suoi 24 libri preferiti. Mio padre è un lettore molto forte, legge da sempre, legge in media 100-150 libri l'anno, quindi ne ha letti davvero tantissimi e nel corso del tempo me ne ha consigliati di molto belli. I nostri gusti non sono sovrapponibili, abbiamo gusti differenti, però io mi fido davvero molto del suo consiglio, delle sue dritte, e ho chiesto quindi di prendere dalla sua libreria 24 testi che fossero i suoi preferiti. Ora, non li ha acquistati, cioè sono proprio le sue copie, quindi all'interno sono sottolineate, sono firmate, c'è anche un certo valore dietro questi libri, e la cosa bella è che lui per ognuno di questi mi ha scritto anche una recensione. I libri li ha incartati invece Marco, si sono messi insieme loro due, hanno fatto questo lavoro di gruppo per cui mio padre ha scelto i libri, ha scritto una recensione per ognuno dei libri, Marco li ha incartati e adesso nei prossimi giorni ci allegherà anche la recensione per ognuno di questi. La cosa bella è che ogni giorno per 24 giorni potremmo leggere la recensione insieme, vedere il libro e scoprirlo insieme, e questo spero che possa essere utile anche per voi, perché in questo modo ogni giorno avrete modo di scoprire un libro diverso, magari anche al di fuori da quelle che sono le nuove uscite editoriali, i casi di adesso, ma andando anche a ritroso nel tempo, cioè questi sono libri che mio padre ha letto nel corso dell'intera vita, e scoprirli con me, leggendo anche una piccola recensione, e non vedo l'ora davvero, cioè sono emozionatissima per questa cosa, perché davvero non si poteva trovare collaborazione migliore, cioè mio padre che mi dà i libri, scrive pure le recensioni per ogni libro, Marco che li incarta, io che li apro, voi che mi ascoltate mentre parlo di questi libri, cioè praticamente sarà un dicembre meraviglioso, io davvero sono molto molto contenta. Certo, ci saranno anche calendari che esulano un po' magari direttamente dalla lettura, però allo stesso tempo io credo che vi possa interessare vedere anche l'apertura di questi qua. Poi detto ciò, fatemi sapere che cosa vi interesserebbe vedere nei vlogmas, quale parte delle mie giornate vi interessa di più, se avete delle domande specifiche. Insomma, passeremo dicembre a stretto stretto contatto, consigliandoci libri, come vi dicevo, e sono molto emozionata. Ne ho approfittato anche per mettere un po' in ordine la situazione libreria. Lì ho messo tutti i libri che al momento non hanno appunto quella recensione di cui vi parlavo, quindi non ho capito se Marco li vuole scartare tutti, aggiungere la recensione e poi rincartarli, oppure mettere la recensione dietro, comunque se la vedrà lui. E in cima lì ho messo invece i calendari che apriremo insieme. Là a destra c'è il calendario del saggiatore che ho già aperto in un video, non ho aspettato i vlogmas, l'ho aperto tutto in una soluzione unica, mancano alcuni libri perché li ho già dati via. In generale però per tutto dicembre terrò i libri in questa posizione, così che chi ha comprato il calendario non abbia nessun tipo di spoiler, quindi per il mese di dicembre rimarrà così. Mi piace tantissimo la libreria, adesso bella ordinata e pronta per essere distrutta nuovamente. Va bene Topina, direi che è arrivato il momento di andare a fare una passeggiata. Cosa facciamo? Vieni con me? Vieni? Andiamo fuori? Dai! Forza, forza! Sono tornata dalla mia passeggiata, mi sono messa un attimo al computer a fare alcune cose. Adesso devo registrare, prima che tramonti il sole, alcuni contenuti anche per Instagram. Sono scomparsa per qualche ora perché dovevo editare alcune cose al computer. Qui con me c'è la piccola Teodora, sempre dolce e carina.
Nel frattempo si è anche fatto buio, io sono uscita un'ultima volta con lei a fare una passeggiatina e adesso sono pronta a rilassarmi perché non sembra, ma è stata una giornata abbastanza frenetica. Più che altro tutte le cose che non ho ripreso o che ho fatto sono state molto estenuanti. Voi avete visto i lati migliori sicuramente di questa mia giornata ed è giusto così. E cosa farò adesso se non rilassarmi ascoltando il mio audiolibro L'inventario delle nuvole su Audible? Tra l'altro vi ricordo che se volete approfittare della promo che vi consente di avere 60 giorni di prova gratuita su Audible, questo è il momento. Qui sotto in descrizione trovate il link per approfittarne. È il caso che voi attiviate questo abbonamento, poi non tornerete più indietro, io ve lo dico, anche perché il catalogo Audible non lascia insoddisfatti, ce n'è per tutti i gusti. Anche per gli amanti dei podcast ci sono un sacco di scelte. Io procedo con l'inventario delle nuvole. Per fortuna io ero l'aiutante di Natalia Rebaudi, avrei dovuto solo fare garzone. E non mi erano state date responsabilità di sorta, se non la buona conduzione del mulo che il nonno mi aveva assegnato, il più robusto, con il quale per fortuna avevo già avuto modo di prendere il posto, tranquillo e confortevole, era di un conoscente di uno degli agenti, e ci tuffammo di nuovo sul cibo e sul vino. Già alle 7 tutti si erano messi in viaggio, ognuno per direzioni diverse. Aveva l'aria e l'aspetto di un uomo mite, timido, però, come mi disse il nonno dopo che lo avevamo visto partire, non dovevo lasciarmi ingannare dalle apparenze. Il rabetto era stato 10 anni nella legione straniera.